Siamo con Ottavio Pidas, quest'anno con la maglia dell'Arborea, un ritorno per te. Innanzitutto, perché sei tornato qui? A parte perché ho tutti amici qua, vecchi, conoscenze, poi molti ragazzi sono nati con me e quindi avevo voglia di ricominciare con loro perché era un bel progetto. Ecco, tu sei stato protagonista del calcio del centro Sardegna, possiamo dire, degli anni 90 e ancora oggi continui a giocare, continui a fare gol, a fare la differenza. Qual è il tuo segreto? La voglia di giocare, poi quando non avrò più voglia di giocare sicuramente smetterò, però c'è ancora voglia e gli allenamenti che si sono duri ti fa piacere venire al campo, dai. Ecco, dalla terra battuta, da Ginetto Neri al sintetico invece a Manolo Costella, che cosa è cambiato nell'Arborea? Prima, a parte che il campo era veramente duro, provando questi campi di adesso era veramente bello giocare a pallone, anche allenato. Poi col mago era il numero uno secondo me, lo ricordo molto volentieri. Che cosa ricordi con più piacere di Ginetto Neri? Parlava poco, però ti sapeva spronare, preparava bene le partite e poi era grandissimo quando andavamo a pranzo. Questo è un particolare che non conoscevamo del mister. Secondo te per evitare situazioni come quella di oggi dove eravate in vantaggio e stavate per pareggiare la partita, che cosa dovete cambiare? L'approccio, la concentrazione? Ci siamo rilassati troppo perché ormai pensavamo che fosse finita la partita, invece loro ci hanno creduto e hanno fatto due gol, però meno male che alla fine avevamo fatto noi uno in più, quindi alla fine è andata bene. Qual è Ottavio il gol che ricordi con più piacere di tutti questi anni? Ce ne sono molti, però quello che ho fatto in finale a Macomer, che abbiamo vinto il campionato col Terra Alba, è riuscito. Poi ce ne sono molti altri, quello è uno dei tanti, il migliore. Ecco, il fatto che non ci siano nell'Oristanese, a parte abbastanza Ghilarza, squadre ad alti livelli, da cosa dipende secondo te? Un problema di soldi, un problema di talenti? A parte i soldi principalmente, perché molti ragazzi ormai chiedono l'impossibile, molti non ce la fanno, poi ti promettono l'impossibile, non te lo danno, e qui falliscono le società anche per questo. Ci sono finti presidenti con l'Oristanese, molto. Quindi secondo te bisognerebbe un po' ripartire dal settore giovanile, o almeno dei ragazzi che hanno voglia. Così ti fai le squadre e cerchi di andare avanti. Con Arborea sicuramente vanno avanti perché lo statuto della squadra sono tutti ragazzi di Arborea. E quindi per quello si fa un bel gruppo. Certo. Speriamo di andare bene. Tra l'altro con te è tornato Luca Panetto, un giocatore che ha fatto una discreta carriera. Quali sono i giocatori più forti che tu hai mai incontrato? Luca è uno dei migliori. A parte che ha cominciato con me quando aveva 15 anni a Terra Alba, interregionale si chiamava quell'epoca. Poi altri c'erano Meacci, quelli che ho fatto interregionale. Che altro. E poi a Villa Cidro, quando era Villa Cidro c'erano Corsini, Vigilante, Poncellini, che è stato il mio mister. Tanto, il migliore. Ricordiamo male, tu hai avuto la possibilità anche di andare fuori dalla Sardegna. Ci sono stati dei risvolti che non voglio ricordare, quindi non facciamo nomi. È stato bello, dai. Avrei un'altra chance. Ottavio, noi ti ringraziamo, ti facciamo un grande in bocca al lupo ovviamente per questa esperienza con l'Arborea, la speranza ovviamente che i tuoi gol, le tue giocate possano servire a portare l'Arborea nel campionato di promozione. Speriamo, perché no? Dai, grazie a voi. Grazie, ecco la palla. Siamo con Federico Vermiani, uno dei punti di forza della difesa dell'Arborea. Federico, vittoria di misura con la Lulese, come hai visto la partita? Una partita sofferta, siamo passati in vantaggio quasi subito, abbiamo avuto buone occasioni all'inizio, però la Lulese si difendeva bene perché è una squadra che gioca anche fuori casa e quindi abbiamo fatto un po' di fatica a passare in vantaggio, poi hanno recuperato con due buone azioni e fortunatamente abbiamo vinto 3-2. Ecco, che cosa è cambiato dalla gestione Angioni, che per diversi anni è stato l'allenatore qui ad Arborea, a Manolo Costella, anche se ovviamente è presto perché è appena arrivato? Ma diciamo che mister Angioni ha fatto il suo ciclo e quindi dopo 3-4 anni di allenatore di queste categorie naturalmente si vuole voltare pagina, insomma. Si vuole voltare pagina, un cambiamento radicale, sono arrivati giocatori importanti, manca ancora qualche nome come Poli, come qualche altro giocatore che è stato acquistato quest'anno all'Arborea per fare il salto di qualità. Ecco, tu come vedi questo girone C, voi giocate nel girone del Nuorese dove ogni partita sarà una battaglia, no? Sì, assolutamente sì, poi soprattutto fuori casa per noi è faticoso perché le squadre giocano con molto agonismo, determinazione, quindi sistematicamente le vittorie fuori casa sono molto difficili. Difficile. Diciamo che vincendole tutte in
in casa e pareggiando Fury si riuscirebbe ad arrivare nelle prime posizioni. Magari, dai, non sarebbe male, però qualche vittoria fuori casa fa sempre morale, come quella che abbiamo fatto a Bosa. Abbiamo recuperato una buona partita sotto 2-0, abbiamo vinto 3-2, quasi ai tempi di recupero, quindi tutto sommato è una squadra che anche la nostra si difende bene. Ecco, quali sono i difensori che hai incrociato in questi anni che sono piaciuti di più delle squadre avversarie? C'è qualche nome che magari potrebbe giocare anche categorie superiori? Ma guarda, quest'anno in particolare sto giocando con Panetto, Luca, che è assolutamente uno che sta al di fuori della prima categoria. Tuttora anche la sua età, che ormai non so se è del 75, comunque ancora fortissimo, atleticamente, fisicamente, tecnicamente un giocatore assolutamente di un'altra categoria. Da cui sicuramente c'è sempre da imparare, anche se tu non sei più un ragazzino. Sempre da imparare, col quale si gioca bene, perché ti dà buoni consigli, fa muovere la difesa, comanda anche il centrocampo, e quindi è un punto di riferimento per noi importantissimo. Certo. Ecco, invece dei giovani di Arborea chi è che ti è piaciuto di più? Abbiamo visto oggi anche Visentin che ha giocato, no? Tra questi abbiamo Brovelli, abbiamo Ru, abbiamo il portiere, quindi un sacco di giovani che sono di buone speranze. Ci mancavano un po', era qualche anno che eravamo in difficoltà col fuoriquota, e quest'anno abbiamo recuperato anche qualche giocatore importante che ci dia una mano. Certo, tu come la vedi questa regola dei fuoriquota? Secondo te è giusta? Ma è giusta perché devono crescere, c'è bisogno di questi ragazzi che diano una mano, perché poi se no non si riesce più andare avanti, perché poi i giocatori diventano vecchi, ormai il calcio dilettantistico lo stanno abbandonando, e quindi questo dà uno sfogo in più per cercare, certo, di far bene le cose. Un po' di aria fresca non guasta, come quella che sta aspirando in questo momento al campo di Arborea. È stato anche un pomeriggio abbastanza caldo, no? Sì, caldo, un po' ventilato fortunatamente, che ci ha permesso di giocare in un discreto modo, perché altrimenti veramente queste giornate sono veramente faticose. Benissimo Federico, noi ti lasciamo al terzo tempo che è già stato allestito. Grazie. E complimenti per la vittoria, in bocca al lupo per le prossime partite. A voi.